non mi posso rifiutare a nulla di quello che mi chiedono in nome e ricordo di Stefano e Virgilio. Quindi faccio parte della comunità e mi hanno accolta bene. Io sono cosciente quando vado e dicono: ma mi vogliono bene perché sono la sorella di Stefano e Virgilio. E invece mi dicono: no, ma noi ti vogliamo bene perché sei Antonella. E quindi sono contenta. Come ho detto al presidente, la storia nostra è un po' più particolare perché comunque è una famiglia, era di notte. Cioè, poi a un certo punto la politica va oltre, no? Tu non puoi mettere 12 litri di benzina perché io la penso in modo diverso politicamente, quindi bisogna essere monito a tutti i giovani di parlare, di non essere troppo violenti, però bisogna parlarne tanto, di fargli capire che uno può essere dell'idea diversa, rispettarsi. Io ringrazio soltanto tutti, Gianni mi avvicino da tanti anni, Roberto Angelilli, Domenico Gramazio, tutti, Sabrina. Poi ho il mio angelo custode, Germana, e loro mi vivono quotidianamente, Emanuele, che abbiamo fatto delle belle cose al sesto municipio, che è un altro municipio, insomma, difficile, però ce la mettiamo tutta, noi andiamo nei quartieri difficili, perché sennò è semplice andare nelle parti istituzionali, tranquilli. E sotto la pandemia abbiamo fatto una bella raccolta alimentare, qui dietro a questi palazzi c'è gente che abita dentro ai garage. Io faccio sociale, mi sento bene, do il mio e quindi sto bene così. Io penso di aver fatto un buon lavoro con mio figlio ha 24 anni, non ha conosciuto gli zii, però li chiama zii, chiama zio Lillo e zio Tato. È qui. È stato vicino alla nonna, quindi la nonna gli ha raccontato, io e la nonna gli abbiamo raccontato tutta la nostra storia in modo tranquillo per fargli capire quello che abbiamo passato, perché non capiva certe giornate, non capiva certe tematiche. E quindi lui ha pensato bene al 50esimo di fare un libro in memoria degli zii a nome del nonno e la nonna, che uscirà a pochi giorni. Sono contenta. Evidentemente ho seminato bene. Da mamma sono contenta.